Diamo il benvenuto quest'oggi alla professoressa Donata Levi, direttrice della Scuola Superiore dell'Università di Udine, istituto di eccellenza dell'Ateneo Friulano. Professoressa Levi, innanzitutto, se ci può spiegare che cos'è la Scuola Superiore. La scuola superiore è definito come istituto di eccellenza ed è un collegio in cui gli studenti vengono ammessi dopo aver superato un concorso. Agli studenti viene richiesta un impegno di studio molto notevole, in cambio gli viene fornito tutta una serie di benefits, diciamo, e anche se vogliamo di privilegi, e anche una serie di possibilità di vita in comune. In modo da condividere anche fra studenti che sono della classe umanistica e studenti che sono della classe scientifica, condividere esperienze di studio e di ricerca. Questo della interdisciplinarietà da un lato e della condivisione è una delle, come dire, delle caratteristiche principali, ecco, della scuola superiore, che si rivolge a tutti, agli studenti iscritti a tutti i corsi dell'Università di Udine. Ne copre appunto tutte quelle che una volta erano facoltà, che ora sono corsi di laurea, quindi dalle scienze alle lettere. Dicevamo che per accedere alla scuola superiore bisogna superare un concorso. Ci può spiegare in cosa consiste il concorso e quanti posti sono disponibili? Dunque, i posti sono ogni anno possono cambiare, ma in genere sono 20. 20 posti, di cui 8 sono dedicati alla classe umanistica e 12 a quella scientifica, compresi in questa due di medicina. E il concorso è un concorso che si ispira un po' ai concorsi che fanno tutte le scuole superiori italiane. Naturalmente il modello per tutte è stato un po' la Scuola Normale Superiore di Pisa, le varie scuole che poi si sono sviluppate sia a Pisa stessa, per esempio la scuola di Sant'Anna, della scuola Sant'Anna, sia in altre università italiane, cito Lecce, Catania, Padova, Bologna, Roma, ecco, seguono un po' un modello che prevede naturalmente due prove scritte che sono ovviamente modellate rispetto al percorso di studi che sceglie uno studente e una orale. Tutti devono fare ovviamente la prova scritta di italiano. Uno studente di lettere classiche, accanto alla prova scritta di italiano, può scegliere per esempio se fare una prova di latino o di greco, una versione del greco o una versione del latino. Dopodiché c'è un esame orale su altre materie, sempre a sua scelta. Tutte queste notizie, non vado troppo nel dettaglio perché ovviamente per ogni corso di laurea ci sono delle discipline diverse che possono essere scelte e quindi sono tutte notizie che si possono recuperare facilmente dal sito della scuola. Per mantenere il posto all'interno della scuola superiore, esistono dei vincoli per gli studenti? Eh sì, purtroppo, cioè, purtroppo per gli studenti esistono dei vincoli anche abbastanza stringenti, che sono la media del 27 per ogni esame, non avere voti inferiore al 24 e ovviamente ottemperare una serie di scadenze interne che vogliono dire esami interni, ma anche la presentazione di tesine e il superamento di colloqui a seconda appunto del grado. E naturalmente anche l'ottenimento di due certificati per quanto riguarda la conoscenza delle lingue. Quindi sicuramente è un percorso impegnativo, ma nello stesso tempo è anche un percorso che poi dà i suoi frutti. Io ricordavo abbastanza di recente, in occasione della consegna dei diplomi della scuola superiore, che da un'indagine appunto svolta su coloro che si sono diplomati dal 2009 fino ad oggi, tutti i diplomati praticamente hanno ottenuto, se non un posto di lavoro, hanno comunque proseguito nell'attività di ricerca, dottorati in Italia, ma dottorati anche all'estero e posizioni anche importanti, dirigenziali, in industrie, in enti privati. Quindi certamente il percorso è impegnativo, ma i risultati poi confortano molto anche nella scelta dell'università di favorire una scuola superiore, scelta che certamente è una scelta importante in un momento in cui gli investimenti sono scarsi e naturalmente una scuola come questa, che prevede appunto un collegio in cui ospitare gli studenti,
studenti, che prevede appunto il vitto gratuito, che prevede anche una serie di corsi ad hoc, una scelta di questo genere, ecco, è molto impegnativa anche per l'università stessa, però è una scelta pagante e del resto il fatto che molte università stiano perseguendo gli stessi obiettivi appunto con l'istituzione di scuole superiori, credo che sia una riprova della bontà di questa scelta. Parlavamo del vitto gratuito per coloro che alloggiano presso la scuola superiore. Quali sono gli altri vantaggi e benefit di cui usufruiscono gli studenti? Ma per esempio gli studenti appunto hanno la possibilità di avere un computer incomodato d'uso e poi tutta una serie anche soprattutto di didattica, direi, conferenze, di seminari, di incontri appunto che possono perfezionare la loro preparazione. Direi che vitto e alloggio e appunto la possibilità di avere questo computer incomodato d'uso siano fra i benefits principali. Ecco. Hanno anche la possibilità, purtroppo che si è sempre più ridotta, ma questo è dovuto anche alle finanze, diciamo, delle nostre università in generale, hanno la possibilità di avere un'integrazione quando vanno all'estero, fatto che viene sempre insomma, promosso anche dalla scuola superiore, un'integrazione nella misura in cui non gravano più sul bilancio dell'università proprio per quanto riguarda il vitto e l'alloggio, quindi una sorta di contributo che appunto li aiuta ma che costituisce un risparmio per la scuola, diciamo per l'università, quello che gli si dovrebbe dare come quello che diciamo che è il prezzo della quota di alloggio e della quota di vitto viene in qualche maniera, gli viene trasferita appunto nel momento in cui sono all'estero perché è chiaro che la stanza del collegio, se uno va un anno all'estero, può essere riaffittata, diciamo, ecco, ma questi sono proprio dettagli, ecco, direi. Professoressa Levi, in ultimo ricordiamo quando scade la presentazione delle domande per il concorso di ammissione alla scuola superiore. Il bando scade il 2 settembre, le domande possono essere effettuate fin d'ora, anzi fin dal 15 luglio e naturalmente si devono effettuare online collegandosi sul sito della scuola.